Va ora in onda. Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 13 febbraio 2023. Nuova Zelanda. In risposta all'arrivo in Nuova Zelanda del ciclone Gabriel, le autorità locali hanno appena dichiarato lo stato di emergenza nelle seguenti regioni dell'isola settentrionale della Nuova Zelanda: Northland, Auckland, Coromandel, Opotiki e Tarakawiti. Nonostante il ciclone Gabriel sia stato declassato da categoria 2 a sistema di bassa pressione subtropicale, sono previste intense precipitazioni piovose e forti venti. La maggior parte dei voli internazionali in arrivo all'aeroporto di Auckland sono stati cancellati o reindirizzati verso altri aeroporti. Si raccomanda pertanto massima cautela, evitando le zone dove l'esposizione al rischio potrebbe essere maggiore, nonché di attenersi scrupolosamente ai suggerimenti e agli eventuali avvisi emessi dalle autorità locali. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.civildefense.gov.nz. Bielorussia. Al momento la situazione di sicurezza in Bielorussia non presenta profili particolarmente critici. Si raccomanda tuttavia ai connazionali, considerata la situazione di incertezza dovuta al conflitto in Ucraina, di evitare viaggi nel paese in questo periodo e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi di informazione e di consultare il sito dell'ambasciata www.ambmisk.esteri.it, nonché di registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it. Si sconsiglia ai connazionali presenti nel paese di effettuare spostamenti verso le aree di confine con l'Ucraina. Rimangono aperti i valichi di frontiera terrestri con la Lituania e la Lettonia, tra Polonia e Bielorussia. Invece rimangono aperti solo i valichi di frontiera terrestri di Kukuriki e Kozlovici per i camion e di Terespol-Brest per auto e autobus. I connazionali entrati nel paese senza visto attraverso l'aeroporto internazionale di Minsk devono dotarsi di visto di uscita da ottenere presso gli uffici cittadinanza e migrazione del Ministero degli Interni bielorusso territorialmente competenti. Polonia. Si informano i connazionali che le autorità polacche hanno comunicato la temporanea chiusura, fino a diverso avviso, del valico di frontiera di Bobruniki tra Polonia e Bielorussia. Anche altri valichi di confine con altri paesi extra UE potrebbero essere soggetti a chiusure temporanee o sospensioni del traffico. Per questo motivo si invitano i connazionali che intendessero transitare per la Polonia in provenienza dai paesi extra UE, ovvero Russia, Bielorussia, Ucraina, o verso gli stessi, di consultare prima del viaggio il sito web www.granica.gov.pl, ove sono riportate informazioni relative all'apertura dei valichi di frontiera e ai tempi stimati di attesa per il trasporto. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri Informati. Vi ricordo che le notizie sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bielonesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.